Bentornati con The Legend of Zelda Twilight Princess. Io sono da FDL e l'ultima volta abbiamo ottenuto gli ultimi due frammenti della grande chiave di questo dungeon, nonché questo bellissimo arco con cui possiamo cecchinare brutalmente tutti i nemici. E oggi cosa faremo? Attraverseremo questa porta e andremo ad affrontare il boss. Sì, perché qua dentro è vero che c'è il patriarca Dalvos, ma è anche vero che c'è anche un boss, essendo la fine di un dungeon. Quindi non ve l'aspettavate, beh, potevate aspettarvelo perché è la fine di un dungeon, appunto. Entriamo. Pyrus, il vulcano del crepuscolo. Ecco qua il boss e mi ha già colpito. Allora, non è un boss così tanto difficile, basta prendere l'arco e mirargli all'occhio. Oh my god, via, 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 via. Allontaniamoci un attimo. Non l'ho colpito, vero? Prendiamo l'arco e miriamoli all'occhio, l'occhio di Sauron. Sì, è vero, perché sembra l'occhio di Sauron. Afferriamo le... No. Afferra e usa gli stivali e tira. Yes. E brutalmente lo facciamo inciampare. Ecco. Appunto. Andiamo avanti, andiamo verso di lui e facciamogli un bel attacco rotante e poi un attacco in salto. Ok, gli abbiamo fatto un bel po' di danni. Intanto. Oh my god. Afferra. Tira, dai, dai che posso far... Oh my god, no, non posso farcela. Va bene, allontaniamoci allora. No, 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 non venire qua. No, allontanati. Allontanati, prendi l'arco, mira. E vai, colpito l'occhio. Adesso afferra, stivali e tira. Vai, yes. E fatto inciampare, yes. E vai. Sconfiggere questo boss facendolo inciampare. Ok, vai. Attacco rotante e attacco in salto. Yes. Perfetto. Adesso allontaniamoci di nuovo. Prepariamo l'arco. Prepariamo l'arco. E colpiamolo nell'occhio appena si gira. Ok, perfetto, colpito. Yes. Afferriamo e usiamo gli stivali e tiriamo. Yes. E fatto inciampare, tiriamo via gli stivali. Andiamo. E vai, attacco rotante e colpo di grazia. Grazie.
ottimo lavoro! E con questo abbiamo due cristalli oscuri. Per premiarti ti racconterà una storia molto interessante. Zant è il nome di colui che ha trasformato questo mondo in terre dell'ombra. È il potentissimo re delle tenebre. Tu non riusciresti a fare nulla contro di lui nelle tue attuali condizioni. Tuttavia, io non accetto che Zant sia il mio re. Inoltre, chi governa il mondo della luce è quella principessa cresciuta nella bambagia. Beh, non che io abbia nulla da ridire a suo riguardo. A me basterebbe avere i cristalli oscuri per essere contenta. Avanti, ci manca l'ultimo. Muoviamoci! Come vedete, Pyrus era un Goron, parliamoci. Ma come? Com'è potuto? Ai ai ai, che mal di testa. Sì, era un Goron. Senti, ho un terribile mal di testa e non riesco a pensare a niente. Ok. Hai ottenuto un portacuore. La tua energia vitale è stata ripristinata completamente ed è aumentata di un'unità. Ok. Sì, avrete capito tutti chi è questo Goron, ma non voglio dirvelo, deve essere il gioco a dirlo. Parliamo con Midna. Non hai nient'altro da fare, vuoi davvero uscire di qui? Sì. Salvi, sì. Link. Iria. Aiuta Iria, ti supplico. Chissà dove l'avranno portata. Quando pensavo che non ce l'avrei fatta ad andare avanti, io pensavo a te, Link, e a Iria. Io sto benone. Senti, Link, ti ricordi cosa ti avevo detto quando eravamo nella foresta del villaggio Tauro? Quando sarò grande diventerò come te, Link. Perciò, non preoccuparti per me, devi solo andare ad aiutare Iria. Ci penserò io a questi bambini. Non preoccuparti, vada chi ha bisogno di te ora. Quando ti vedo, mi torna in mente l'eroe leggendario, le cui gesta vengono tramandate ad Hyrule. Che la benedizione delle divinità di Hyrule sia con te. Ok, wow, abbiamo finito il dungeon. Allora, direi di entrare un attimo qua e andare a parlare magari o col patriarca o con chi c'è qua dentro. Credo ci sia il patriarca a questo punto qua dentro.
No, non c'è nessuno, va bene. Va bene, possiamo andarcene allora. Dove sono finiti tutti allora? Io voglio parlare con la gente. Andando avanti. Ecco qua il pastore. Il pastore, non il patriarca. Perché l'ho chiamato patriarca? Il pastore. Sono successe parecchie cose spiacevoli, ma alla fine il sorriso è tornato sui volti della gente del villaggio. Anche Furio, che si era molto rattristato dell'incidente di Colin, è tornato ad essere allegro. Quel ragazzo voleva tanto aiutare. Per questo continuo a guardare dal belvedere. La piattaforma sulla bottega di bombe è alta, ma sarebbe contento se gli andassi a parlare. Ok, sì, la bottega di bombe. E qua, come vedete, ci sono i Goron. Sono tornati al villaggio e sono tornati ad essere nostri amici. E qua c'è è la locanda Holdin. Ah, che brutta battuta, vabbè. Ti ringrazio per aver salvato il patriarca e la nostra preziosa miniera. Abbiamo causato molti fastidi a questo villaggio, perciò è ora di sdebitarci. Su, sali sulla mia schiena, ti catapulto alle terme dell'albergo, va bene? No, per adesso no. Se ti viene voglia di andare su, dimmelo, che ti ci catapulto io. Ok, allora andiamo da questo Goron, parliamo con lui. Visto che si può entrare di nuovo nella miniera, vengo a portare del materiale per le bombe di Mastro Ordigno. Pare che le venda alla velocità della luce. Dovresti provare anche tu la potenza delle sue bombe. Senti un po', se vuoi salire sul tetto di questa bottega, salta sulla mia schiena. Ti va di fare un volo? No, per adesso no. Se ti viene voglia di andare su, dimmelo che ti ci catapulto io. Ok, entriamo nella bottega di Mastro Ordigno. E parliamo con Mastro Ordigno. Salve giovanotto! Finalmente ho reperito materiale a sufficienza e ho riaperto l'attività. Anche se per ora ho soltanto un articolo in vendita, che è rimasto integro nel magazzino. Ma, un po' per volta, cercherò di avere una gamma più ampia di prodotti. Vuoi dare un'occhiata? Ok, compriamo le bombe. Eh? Non hai un portapompe per metterti le pompe? Ho un'ottima offerta, un pacco premium di portabombe e bombe per 120 rupie. Bene, bene, allora prova a vedere quanto sono potenti le bombe che ho creato io. Poi, se combini le bombe con l'arco, ottieni delle frecce esplosive e potrai mirare anche bersagli lontani. Se ti servono altri dettagli, leggi la lettera che ti spedirò. Ok, abbiamo un portabombe pieno, assegnalo YXOR con A. Appoggi le bombe se sei fermo o le lanci mentre corri. Quando il portabombe è vuoto, puoi riempirlo con uno fra i tanti tipi di bombe che esistono. La quantità dipende dal tipo. Ok, sono aperte 24 ore su 24, perciò passa a fare acquisti quante vuoi. Ok, perfetto, abbiamo ottenuto le bombe. Salve, benvenuto nella bottega con le migliori pompe in vendita. Hai già delle pompe, lasciami dare un'occhiata al tuo portapompe. Senti, ti compro 30 pompe del tipo pompa per 45 rupie, ti interessa da fare? No. Come? Non ti interessa? Beh, io compro un qualsiasi tipo di pompa, perciò torna quanto vuoi. Ok, sì, abbiamo ottenuto le bombe. E con le bombe. Con le bombe, intanto possiamo fare un po' di cose, però prima di tutto voglio andare sul tetto dove c'è Colin. No, era Furio, non Colin. Ok. Ci siamo. Andiamo. Dov'è? Dov'è finito? È là sopra? Credo di sì. Va bene. Salta e andiamo avanti. Sì, è tipo qua in cima, mi ricordo. Va bene. Parliamo con questo Goron intanto. Ho sentito che anche questo villaggio è stato attaccato dai mostri. Mi spiace che non abbiamo fatto molto per aiutare questa gente. Io e il piccoletto di sopra staremo di guardia e tuteleremo la pace del villaggio calvarico e del Monte Morte. Vuoi dare un'occhiata anche tu dall'alto? C'è un bel panorama, sai? Dai, sali sulla mia schiena. Ok. D'accordo, sali sulla mia schiena. Saliamo sulla schiena del Goron e facciamoci catapultare in alto. Yes. Ora
Wow, deve far male. Comunque, saliamo le scale. E qua sopra c'è Furio, parliamo con Furio. Link! Ehi, guarda come vigilo su tutti, non ti sembra un guardiano, vero? Se ci dovessero attaccare i mostri urlerò fortissimo, così da avvertire l'intero villaggio. Ah, se solo avessi un arco potrei sistemarli per bene. Senti Link, mi faresti vedere una cosa? Mi mostreresti come usi l'arco? Sì. Evviva! Senti, siccome Birbo è davanti alla sorgente, vai da lui, così ti dirà cosa fare. Birbo è davanti alla sorgente? Rieccoti. Senti un po', è vero che sai usare l'arco? Nessun altro possiede un arco nel villaggio Tauro. E va bene. Innanzitutto colpisci quello là. Ok, miriamo a quel bersaglio, yes. Hai fatto centro facilmente. Allora vediamo cosa sai fare con quello. Ok, quello là in fondo, miralo bene. Perfetto, colpito. Ehi! Di qua, di qua! Adesso prova a mirare a questo. Oh my god, questa è la parte difficile. Allora, il paletto è lì. Miralo bene. No, non l'hai colpito. Quasi. Yes! Wow! Sei un grande, l'hai centrato! Link, grazie! Però se ti ci metti d'impegno non sei mica male. Sembra che tu abbia molte battaglie alle spalle. Che grande! Ecco, è per te. E otteniamo un frammento di cuore, ancora uno, e la tua energia vitale aumenterà di un'unità. Ne prenderemo un po' in questo frangente di frammenti di cuore. Ma non solo. Abbiamo ottenuto un frammento di cuore, sì. Ma adesso, dopo aver fatto questa missione, se entriamo alla bottega di Birbo... Eccoci qua, parliamo con Birbo. Ehi, Link, compra qualcosa. Ok, occhi di falco, 100 rupie, un articolo sensazionale che ti permette di avere la vista di un falco. Esatto, compriamolo. Gli occhi di falco costano 100 rupie, li compri? Sì. Va bene, tieni allora. E vai, hai ottenuto gli occhi di falco, assegnali a YXOR e usali per vedere meglio gli oggetti distanti. Se li usi insieme all'arco dell'eroe sullo schermo degli oggetti potrai mirare facilmente ai bersagli lontani. Wow, sì, è un ottimo strumento. No, non voglio più comprare niente. Il tempo è denaro, sei finito di fare ciò che devi, fina via. Va bene, Birbo. Va bene. Obbedisco. Allora, oltre agli occhi di falco, adesso abbiamo ottenuto anche delle bombe. E direi di assegnarle. Assegniamole a R. No, sì, a R, va bene. Così. Ok, e possiamo anche combinarle con l'arco. Vabbè, lanciamo la bomba lì. Ok. Perfetto. E qua dentro c'è una cosa importante, che ci crediate o no, ovvero delle galline. Sì, ci serviranno le galline, fidatevi. Comunque andiamo avanti. Andiamo da questa parte. Così. Ok. E siamo sopra la fonte. Qua sopra la fonte usiamo gli stivali e c'è uno scrigno, come vedete. Prendiamo lo scrigno. Vai Link, apri lo scrigno. Che contiene? Un frammento di cuore. Abbiamo 5 frammenti di cuore, va bene. L'energia vitale è ripristinata. Ok, togliamo gli stivali e nuotiamo in alto prima di finire il fiato e di morire magari. Ok, perfetto. Adesso. Allora, io dovrei usare le frecce bomba. Ma non so come si fa. Ah, sì. Ho visto. Allora, bisogna tenere premuto, fare ZL. Ok, perfetto. Combinate le frecce. Wow. Va bene. E con le frecce bomba dovrebbe esserci qua in alto roba da prendere. No, non con Y, con X. Ecco.
E vai. E c'è un altro frammento. Direi di assegnare un attimo il boomerang. Ecco qua. Dov'è il boomerang? Mira il frammento. Prendilo magari. Yes. No, non l'ha preso. Oh my god, non prende. Ok, mira. E prendilo. Yes, l'ha preso. E vai, abbiamo ottenuto un frammento di cuore. E vai. Ce l'abbiamo fatta. Adesso saliamo un attimo su Epona. E voglio andare non di qua. Voglio tornare un attimo indietro, perché c'è un'altra cosina da fare. Sì, oggi faremo un po' di extra dopo aver fatto il boss. La solita cosa degli extra tra un dungeon e l'altro, come sempre. E andiamo di qua, da questa parte. E arriva il postino. Salve Link! C'è posta per te, Link! Il mittente è Mastro Ordigno! Ah già, è vero, ce l'ha anche detto. E con questo io mi congedo! Va bene, andiamo a vedere questa lettera di Mastro Ordigno. Dov'è? Frecce esplosive! Si ringrazia la clientela per la fedeltà degli acquisti. Le nostre pompe possono essere appoggiate o lanciate, ma anche combinate con ZL con l'arco dallo schermo degli oggetti per scagliare frecce esplosive. Provate anche questa nuova e rivoluzionaria tecnica. Ok, va bene. Ce l'ha spiegato lui come fare, ma l'ho scoperto da solo. Va bene, dopo mezz'ora, ma l'ho scoperto da solo. Ok, Epona, perché ti sei incagliata? Andiamo avanti. Ok, qua c'è un masso da far esplodere. Scendiamo intanto. Scendi da Epona. Ok. Direi di usare le frecce bomba, sì, perché non ho voglia di usare le bombe. Dicevo, prima di starnutire, e qua c'è una cavernetta. Entriamo. Oh, qua ci serve la lanterna, però. Ce l'ho abbastanza... Sì, è piena. È piena. È piena. Segniamo la X. Va. No. A R. Vai. E a X assegniamo l'arco con le frecce bomba. Ok. Perfetto. Ok. No, non l'arco. Perfetto. E vai. Bruciata la ragnatela. Dopo mezz'ora... Ce l'abbiamo fatta, spacchiamo tutto. Brucia la ragnatela, però vai prima da questa parte, tu crepa. Crepa, pianta, yes. Andiamo avanti, qua c'è un'altra pianta che vuole crepare, yes. Voglio vedere un attimo la minimappa però. E andiamo da questa parte. Dove non c'è assolutamente... questa. Questa è una ciucciù. Andiamo a vedere oggetti. Fai X. No, no, no. Bevi la pozione. Sì. Perché devo farvi vedere questa cosa. Ho l'ampolla vuota. Attacca la ciucciù e riempi la lanterna. Riempi. Ok. Sì. La gelatina ciucciù gialla è nell'ampolla, segnale insieme alla lanterna YXOR e potrai usarla al posto dell'olio. Va bene, togliamola subito e rimettiamo le frecce bomba. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Vai, ok, prendiamo i cuori, sì, perché no. Wow, è abbastanza scomodo usare il gamepad. Perché devi guardarlo. Ok, qua c'è un ragno. Vai, vai di attacco scudo. Ok, ancora. E muori. Morto, yes. Qua posso... usiamo il boomerang, va. Non voglio sprecare robe. Grazie della rupia, non mi serviva. E vai, un altro timbro. Wow, il carattere O. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Anzi, torniamo indietro e ritorniamo alla minimappa.
Ecco. No, perché hai raccolto quello. Ok, devo andare da questa parte. Sì, così. Va bene. Crepate. Perché no? Va bene. Ok, lanterna. Tu pipistrello crepa. Yes. No, non le frecce bomba. Ah, bruciano le ragnatele. Ok, e qua c'è un Tektite. Crepa Tektite. E crepa anche tu Tektite. E vai. Qua accendiamo la torcia. E non serve assolutamente a niente accendere questa torcia. Di qua si può andare. Ok, sì. Sto tenendo la minimappa perché non mi ricordo mai la strada. No, mi sa che di qua si va avanti. Di qua si va avanti. Prendiamo la strada sbagliata. Che è questa qui, sì, questa qui. Ok, ci sono dei topi. Morite, topi. E prendiamo anche questo. Yes. Vai. Becca anche quel coso, va bene. Andiamo avanti. E adesso andiamo da questa parte, sì. Sì, direi di sì. E siamo quasi alla fine, tu vuoi crepare? Ok, mi sta finendo l'olio, direi un attimo di assegnare l'ampolla e di usarla. Yes, ok, e riassegniamo le frecce normali, non le frecce bomba. E mo mi son perso. E mo mi son perso. Ah, non sono andato da nessuna delle due parti, va bene. No, non il boomerang. Pipistrello. Qua usiamo ancora la lanterna. Tu crepa. E crepa. Yes. Oh, questo è lo scrigno importante. Credo. Boh, non mi ricordo. Ok. Oh, wow. Posso distruggerli così. Apriamo. E... 50 rupie. No, non è lo scrigno importante allora. Non è lo scrigno importante allora. Allora lo scrigno importante è di sicuro da questa parte. C'è un pipistrello. Muori. Cioè moriamo, sì. Certo, uccidilo. Muori. Yes. Oh, là c'è una lanterna spoiler. Sì, esatto. Questa è una lanterna spoiler. Andiamo via. Ok. Yes. Perché lanterna spoiler? Beh, è uno spoiler dirvelo. Ok, attacco scudo. Yes. Crepa, ragno. E vai. Ok, accendiamo queste due torce. E compare uno scrigno. E questo è lo scrigno importante. Questo è lo scrigno. Va bene, apriamolo. E contiene... un frammento di cuore. Yes. E vai. Vorrei prendere anche quei cosi là in alto. No, prendili. Ok, vaso. E l'altro vaso che è qua, prendilo. Cosa contiene? 10 rupie, grazie. Andiamo avanti. Direi di riporre la lanterna. Ok, perché tanto ci si vede lo stesso. E intanto sto andando tipo a sbattere un sacco. E per tornare indietro sto prendendo la strada giusta. Sì, adesso devo andare di qua. Wow, sia benedetta la minimappa, perché sennò mi perderei completamente in questi posti. E direi che possiamo... uscire. E la prossima volta ci rivedremo al villaggio. Sì, perché ci sono un altro paio di cose da fare al villaggio. E quindi io per adesso mi fermo qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al mio canale, commentate e seguite la mia Let's Play. Noi ci vediamo la prossima volta con... The Legend of Zelda Twilight Princess. Ciao!